Creare un processo di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi. E questo è uno dei punti fermi del distretto rurale Terre Vestine, partito nel lontano 2009 da un'idea del compianto Fernando Fabiani e che a distanza di 11 anni viene ripreso grazie alla spinta del sindaco del comune di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, e all'unione di altri 16 comuni della provincia di Pescara e Teramo, che fanno parte delle Terre Vestine dal Saline al Gran Sasso, riconosciuto dalla regione Abruzzo già nel 2015. Al primo incontro sono intervenuti anche due esperti, il consulente tecnico Sergio Morales, il quale ha illustrato i punti di forza del distretto rurale, tra cui l'internazionalizzazione dell'agricoltura abruzzese, e Maria Rita Amato per quanto riguarda la possibilità di intercettare i fondi europei e regionali per la crescita del distretto rurale Terre Vestine. Ci vuole un pool di professionisti che seguono in maniera precisa questo distretto. Noi siamo sindaci, abbiamo 10.000 e un problema ogni giorno perché siamo il riferimento di tanti cittadini. Abbiamo tanti pensieri, ma sono sicuro che con dei professionisti e con i sindaci e la volontà che oggi è stata espressa riusciremo a portare avanti questo progetto. Il primo punto che andremo a trattare sarà certamente quello di creare una sinergia, un'interazione con la regione. Siamo uno dei distretti rurali dell'Abruzzo stesso, quindi abbiamo un onere nei confronti dei nostri territori. I progetti avverranno sicuramente, ma saranno progetti concreti che dovremo presentare alla regione e a livello europeo. L'unica cosa che possiamo fare è la promozione del territorio e il territorio legato con tutto quello che può essere prodotti locali, quello che può essere possono essere le bellezze paesaggistiche e artistiche che ritroviamo in ogni paese, perché bisogna ricordare che in ogni paese abbiamo comunque una chiesa che cela un piccolo tesoro che è sconosciuto alla gran parte dei turisti che vengono in Abruzzo. Entusiasta, fiero di farne parte, ma soprattutto penso ricada al momento giusto, al momento migliore, perché c'è bisogno veramente di ripartire e di ripartire alla grande. Ogni territorio, da Città Sant'Angelo agli altri comuni, avranno le loro eccellenze che quindi ci potranno veramente portare in alto il nostro comprensorio, il nome di tutti i nostri comuni.